Intercettare fondi pubblici comunitari, nazionali e regionali per urbanistica e sostenibilità. E questo è lo scopo del protocollo d'intesa siglato tra Comune di Pesaro e tre ordini professionali. Significa che già nella stesura di Pesaro 20 e 30, un progetto che guarda a Pesaro da qui ai prossimi 10 anni, il Comune di Pesaro aveva intrapreso un percorso con tutti gli albi professionali. Oggi attraverso questo protocollo, insieme all'albo dei geometri, degli ingegneri e degli architetti, si definisce una strada comune per rivisitare in senso innovativo, sostenibile, quella che è la pianificazione urbanistica della città. Abbiamo già vinto un bando, in questo caso di 13.500 euro, e grazie proprio agli albi professionali verranno formate 15 persone sul tema della sostenibilità energetica, e quindi persone che potranno entrare nelle case e consigliare a chiunque volesse farlo un risparmio energetico che guarda ovviamente ad una città sostenibile. Questo è solo un esempio di quello che sarà il percorso intrapreso con tutti gli albi, che sono quegli albi tecnici e specifici, e quindi quelle professionalità che oggi ci servono e verranno messe in campo guardando a Pesaro del futuro. Cosa significa per voi questo protocollo? Quale sarà il vostro contributo? Ma questo protocollo per noi è molto importante, ci abbiamo creduto da parecchi mesi, è quasi un annetto che ci lavoriamo, ed è un'opportunità per i nostri iscritti, soprattutto i giovani iscritti, con i quali possiamo dargli l'opportunità di prendere parte a dei corsi di formazione, a dei progetti che altrimenti probabilmente non potrebbero prenderci parte. Un atto importante che sta alla fine di un grande lavoro portato avanti in tutti questi mesi insieme all'amministrazione comunale, e ci permetterà di utilizzare, diciamo, nella buona sorte i fondi e avere attingere quindi ai fondi regionali, nazionali, europei, soprattutto per quanto riguarda i nostri iscritti. È una grande opportunità e soprattutto una speranza per i ragazzi che cominciano oggi e si mettono nel mondo del lavoro. Beh, è un'occasione senz'altro da prendere al volo, perché si tratta di poter collaborare con l'amministrazione apportando nei temi della programmazione urbanistica, della discussione, del dibattito anche in città, quelle che sono le energie che sono all'interno, energie culturali chiaramente, all'interno dell'ordine, facendo riferimento sia alle persone un po' più anziane, quindi di esperienza, sia soprattutto ai giovani che sono ricchi di cultura e saranno poi gli utilizzatori di quelle cose che verranno, di quei programmi, di quelle iniziative che verranno prese e messe in programma, in particolare la possibilità di collaborare con un tavolo tecnico per poter cercare di acquisire i finanziamenti europei in termini di energia, di green economy, di mobilità, di sostenibilità, è un'occasione che non può assolutamente essere persa da parte del nostro ordine.